Ci sono cose che cambiano il mondo all'improvviso, ci sono cose che invece nel nostro mondo, oltre che nella società in generale, arrivano lentamente, ma fanno rumore già nel momento stesso in cui arrivano. Una delle cose che ha cambiato brutalmente la nostra vita è il Covid. In tempi passati è stato l'irrompere inizialmente molto lento, ma poi veramente fragoroso della tecnologia, tanto che oggi chi si occupa di finanza sa perfettamente che la tecnologia in borsa è quotata a multipli e a prezzi e a rendimenti completamente diversi da quelli delle attività tradizionali. Siamo in un mondo che sta spaccando la tradizione, cercando disperatamente, direi, di conservare quello che nella tradizione c'è di buono. Il problema è che siamo in 7 miliardi, abbiamo 7 miliardi di idee diverse sull'argomento, da quello che invece probabilmente ormai non è più funzionale, non fa più gioco nei tempi moderni. La notizia di questa settimana, però, secondo me, non è il fatto, anche se è molto brutta, che oggi in Francia ci dicono che l'esplosione estiva dei contagi è qualcosa che non avevano preventivato e non sanno spiegarsi. Arriverà purtroppo anche da noi e quindi mettiamo in preventivo che l'autunno, sotto questo aspetto, tutto sarà meno che tiepido e freddo. La notizia del giorno è l'università di Google, semplifichiamo il concetto, cioè Google ritiene che per le competenze del futuro, ma già partendo dal presente, legate all'information technology, al trattamento di dati, eccetera, 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 le università abbiano bisogno di un concorrente. Google ritiene, dall'alto della padronanza di quelli che sono i trend del momento, che ci sia bisogno di qualche cosa che immediatamente possa consentire un accesso ai giovani nel mercato del lavoro. La notizia di per sé stessa è interessante, la ritengo veramente dirompente. In un certo senso, Google lancia una laurea di 6 mesi, ma in realtà un certificato di abilitazione, che arriva però non dal primo fesso del villaggio, per essere assunti già con buoni stipendi e ovviamente alle spalle buone competenze da Google stessa certificate nel mondo del lavoro, che ha bisogno, e questo è inutile negarlo, di tali figure. È un attacco all'università tradizionale? Certo che sì, perché ormai in Italia, ma forse non so, da noi le cose sono nel bene poco e nel male tanto, sempre più esasperate come dimensioni, si ritiene che le università tradizionali non siano in grado di dare le competenze necessarie, ne diano di antiche e soprattutto costino molto, anche e soprattutto in rapporto al tempo necessario per prendere una laurea, perché il tempo è comunque un valore e tutto ciò che ha un valore prima o poi tocca anche la monetizzazione del nostro portafoglio. Io credo però che Google abbia, direi in maniera corretta, scaltra, furba, tempestiva, interpretato i cambiamenti dei tempi. Ci sono molti mestieri che in realtà richiedono una professionalità incredibile per essere svolti. Uno è quello che porta avanti il sottoscritto e che molti di voi fanno ed esercitano. Chi a tempo pieno, chi a tempo parziale, ma non con abilità minori. Il lavoro del trader o di colui che comunque si occupa di investire i suoi risparmi nel denaro è un lavoro che ormai a tutti gli effetti la complessità dei mercati richiede che venga esercitato come professione. Sono necessarie abilità, conoscenze, interpolazioni di dati, di nozioni, di informazioni a dei livelli veramente pazzeschi. Noi non riusciamo a stare dietro alla complessità del mondo che si è creato anche quando si parla di denaro. Non riusciamo a capire come mai le borse americane salgono perché c'è 5 titoli su 500 dell'S&P 500, l'uno contro il 99, che fanno il mercato, cioè si è creato una nuova borsa. Così come io ritengo che le grandi corporation informatiche, le Amazon, le Google, le Facebook, le Microsoft, eccetera, eccetera, siano quasi ormai degli stati dentro gli stati. Ma al di là di fare questa sociologia abbastanza spicciola, richiederebbe approfondimenti in contesti diversi, mi sembra che oggi la formazione sia qualcosa che vada molto al di là dei luoghi deputati ad offrirla. Alcune persone
non so con quali finalità e francamente non sono nemmeno interessato a conoscerle, ritengono ad esempio che non si possa esercitare la professione di persona che si occupa di finanza e che quindi occupandosi di finanza, oltre a fare qualche cosa con i soldi propri, racconta anche ad altre persone, pagato, ciò che vede dei mercati, lo insegna, lo analizza, lo spiega, lo softwareizza, traducendolo anche in macchine che generano segnali operativi. Se queste insieme di capacità, in inglese le chiamano le skills, non siano assistite da una laurea. Alcune recensioni del mio libro dicono proprio questo. Si vede chiaramente che è scritto da uno che non è laureato. È vero. Mi chiamano tutti dottore, ma io non lo sono. E molte persone capaci e in gamba, ai massimi livelli dell'imprenditorialità mondiale, non sono laureate. E non parliamo soltanto dei grandi capitani d'industria, ci potrebbe venire in mente del vecchio di Luxottica in Italia, che ne so, forse anche Renzo Rosso di Diesel o Nerio Alessandri Technogym, non lo so se sono laureati, è probabile di no. Ma anche nel mondo del tech, nel mondo dei grandi imprenditori, non so se nella Silicon Valley sono tutti laureati. Sicuramente sono laureati a quella che possiamo definire, che usiamo spesso anche noi, l'università della strada, e sono persone che hanno per tanti anni e per tante notti studiato sui libri, come ha fatto anche il sottoscritto che è partito da zero. E quindi quando parti da zero, oltre alla motivazione e ai sogni, ci vuole anche di tradurre tutto questo in un impegno quotidiano, che dura anche oggi perché le passioni poi non se ne vanno mai via. E io, per esempio, ho conosciuto molte persone che mi hanno dato dei grandissimi insegnamenti, sia nell'attività che svolgo, sia anche in ciò che sta dietro l'attività che svolgo, che potremmo definire una formazione individuale, per non usare termini quali formazione umana, barra psicologica, barra spirituale. E ben pochi di loro sono laureati, ma hanno delle competenze tecniche nelle cose che fanno e umane nel modo di trasmetterle, che non sempre sono assistite da una laurea, ma molti di noi le ritengono persone capaci, persone valide, perché hanno lavorato, si sono specializzate, hanno sommato tantissime conoscenze e sono arrivati oggi a dei livelli per cui possono avere il lapidario di turno che ogni tanto li va a trovare a casa e parla con loro, ma possono essere anche in grado di riempire sale di alberghi a livelli industriali piuttosto che. Non faccio nomi perché li conosciamo tutti, ognuno di noi li frequenta sui social e sa dove trovare questi tipi di riferimenti a vari livelli. Sto parlando di esperti di marketing, sto parlando di esperti di finanza. Molti bravissimi consulenti e promotori finanziari non sono laureati, magari si prendono l'esame dell'EFPA, ma quello è un altro tipo di discorso. Piuttosto che in altri ambiti, quali potrebbero essere quelli della ricerca interiore, mi vengono in mente dei nomi, da Brizzi ad altre persone, ma ognuno si cerca quelli propri. E sono persone che hanno costruito nel tempo una grandissima attendibilità, che è data dal plauso alle loro iniziative da parte di quelli che, fra virgolette, possiamo definire allievi che li hanno seguiti, e anche dal riconoscimento che certi libri che hanno scritto pure loro senza essere laureati hanno comunque cambiato la vita delle persone. Io, per esempio, in questi giorni ho riletto per la seconda volta il libro dei Diavoli, l'ho trovato illuminante a dei livelli pazzeschi. Mi leggerò probabilmente adesso Nassim Taleb, come mi leggo il libro di una signora che si chiamava Eva Pierracos, che parla di temi tutto all'opposto della finanza, e mi interessa relativamente se Taleb, se Brera, se Ray Dalio o Eva Pierracos hanno preso una laurea. Non credo che la loro vita sia diventata migliore le loro abilità. Sicuramente per alcuni di loro che lavorano nelle società di gestione, una laurea è stata l'apripista. Ma io credo che un domani, e questo domani lo potrei situare fra 10-15 anni, non oltre, e quindi più giovani stiano attenti, ci sia la possibilità di entrare nel mondo del lavoro anche da strade che non siano quelle della corona di alloro verde che i ragazzi si mettono quando festeggiano la laurea, che a volte a me sinceramente fa anche molta tenerezza. Perché
in quei sorrisi quasi mai felici ci sono le angosce del futuro. Credo quindi che il mondo stia cambiando e sia necessario in questo mondo alimentare le nostre conoscenze, farle diventare abilità, anche attraverso percorsi molto diversi dal sigillo che ci può dare l'iscrizione a un albo, una certificazione da parte di un collegio professionale, piuttosto che, anzi, cosa che soprattutto in Italia e in una certa parte del mondo del trading è richiesta, io credo che la necessità di irregimentare le persone tutte all'interno di una logica per cui se non hai quel sigillo non sei nessuno, nasconda a un mondo vecchio. Quanti laureati, con tutto il rispetto, sono braccia rubate all'agricoltura? Basta vedere, non ce ne sono molti in questo governo. Quanti laureati in politica hanno dimostrato la pochezza di ciò che avevano imparato e che forse magari avevano anche comprato? Io credo che oggi come oggi invece si vada sotto certi aspetti in un mondo più aspro, al limite dell'invivibile, ma in una sua piccola parte anche più serio. Le competenze che ti serviranno potrai prenderle, grazie al tuo impegno, senza quello si parla del nulla cosmico, con percorsi diversi, più veloci, più mirati. E questa è una sfida alle università. Io sono andato a insegnare in qualche università, non vi lascio immaginare i tromboni come hanno accolto un non laureato che parlava di un'economia molto strana, che era quella del giocare in borsa con le macchinette elettroniche. E io penso che anche le università dovranno darsi molto una guardata in giro per intercettare le domande di un mondo che cambia, un mondo nel quale tante professioni, pensiamo solo agli avvocati, oggi forse è più successful farle online che farle dentro uno studio, in cui il marketing, che è semplicemente la traduzione della mia capacità di venire incontro ai tuoi bisogni come consumatore, che sono a volte non facili da trovare, ma soprattutto non facili da far scaturire in acquisti perché i soldi nel portafoglio sempre quelli sono e anzi non stanno aumentando, io credo che sotto questo aspetto ci siano dei bei futuri, consentitemi l'espressione un po' strana, per chi avrà la capacità A di andare a prendersi competenze, B di saperle trasmettere e veicolare in un mondo che fa della comunicazione e di quella che è l'empatia commerciale di capire ciò che gli altri possono richiedere, secondo me, un'arma molto più forte della creazione di prodotti. Cosa che purtroppo poi si sposa tante volte con la creazione di budget e di utili di breve periodo e che è, secondo la mia modestissima ipotesi, la morte delle aziende tradizionali, anche per esempio di quelle creditizie, che guardano solo agli utili, alle stock option per gli amministratori e non guardano la creazione di valore, ma non per i soci, cosiddetti stakeholders, ma per quelli che remunerano e pagano stipendi a tutti, che sono i clienti. Ma questo è un discorso che sicuramente Google e altri che gli andranno dietro avranno modo di sviluppare con estrema razionalità. Buona giornata a tutti voi e buon fine settimana.